vincoli di Parentea, l'oceano è il luogo d'origine. Tratto chiaramente dall'Upanishad. Bene, il primo aspetto che noi ci interessa intanto analizzare è il discorso del sacrificio. Cioè, in pratica, l'Upanishad, che è una visione cosmologica della vita, una cosmogonia in pratica, cioè una nascita degli dèi, e si apre con il sacrificio del cavallo. Allora, è una cosa che, detto così, sembra abbastanza strano, però in realtà provateci un attimino a pensare. Il cavallo è la rappresentazione che hanno sempre avuto gli uomini per il mutamento, per il muoversi, per il passare da un luogo all'altro. Ebbene, tutto l'universo insieme è rappresentato da un cavallo, in pratica da colui che è arrivato in quel luogo. E colui che è arrivato in quel luogo si sacrifica. E questo concetto di sacrificio è il concetto che andiamo ad analizzare, perché bisogna riuscire a capirlo dal punto di vista dei Veda, non dal punto di vista culturale che abbiamo noi, che siamo educati in una società monoteista cristiana. E poi vedremo anche con altri scritti come questo si mette. Per iniziare la lettura e l'interpretazione, e questo capitolo è il concetto di sacrificio nell'Upanishad Brahadaranyaka. Un giorno imparerò a pronunciarlo. Per iniziare la lettura e l'interpretazione dell'Upanishad è necessario che si chiarisca il concetto di sacrificio dal punto di vista della magia, della stregoneria e della consapevolezza religiosa. Oggi, educati nella situazione sociale monoteista, siamo abituati ad un concetto comune di sacrificio. È il sacrificio dell'altro in funzione di noi stessi. A noi stessi, la struttura di comando monoteista chiede il sacrificio in funzione di sé stessa. Tipo, sacrificati per il bene comune. Gesù si sacrifica per il bene dell'umanità. È sempre la richiesta del sacrificio dell'altro in funzione della perpetuazione di noi stessi. Si tratta della traduzione in termini pragmatici degli insegnamenti del Dio biblico che stermina gli altri in funzione di se stesso. Esiste un altro concetto di sacrificio che viene praticamente ignorato dalla lettura religiosa monoteista, in quanto non è direttamente funzionale alla gestione del comando sociale. È il sacrificio in funzione di noi stessi. Ad esempio, io dovevo arrivare in quella città e per farlo ho sacrificato le mie gambe. Le ho sottoposte a fatica. L'affaticamento delle mie gambe era in funzione di me stesso, in funzione del raggiungimento del mio intento, raggiungere quella città. L'essere feto sacrifica se stesso in funzione di se stesso. Muore il feto e nasce il bambino. Questo tipo di sacrificio viene comunemente ignorato dallo spettatore, in quanto lo spettatore punta la sua attenzione sul risultato finale, sull'obiettivo raggiunto e non su ciò che l'attore ha lasciato per strada al fine di raggiungere quell'obiettivo. Perché si parla in questo caso di sacrificio? Perché esistono delle possibilità soggettive di fare delle scelte diverse. Potevo scegliere di non affaticare le mie gambe e se lo avessi scelto non avrei raggiunto quella città. Può l'essere feto scegliere di non morire e in quella scelta nessun bambino nascerebbe, morirebbe anche il feto. Il sacrificio di cui parlano le Upanishad è la rinuncia a qualcosa in funzione di un qualche cosa. La manifestazione soggettiva della necessità di raggiungere quel qualche cosa determina la scelta soggettiva del sacrificio. Il sacrificio in funzione di un qualche cosa che sia soggettivamente appagante. È da questo punto di vista che si deve partire per comprendere il concetto di sacrificio. È l'ottica dell'attore che agisce all'interno
della propria esistenza e non l'ottica dello spettatore che da esterno dell'esistenza tenta di osservare l'azione per risultati ed effetti in funzione delle sue aspettative. In verità, dice il testo dell'Upanishad, in verità la testa del cavallo sacrificale è l'aurora, l'occhio è il sole, il respiro è il vento, la bocca spalancata è il fuoco universale, il corpo è l'anno. Lo spettatore guarda l'attore, l'attore è il cavallo, l'universo. Lo spettatore assiste al sacrificio, il sacrificio visto dallo spettatore è la fine della coscienza di sé dell'universo. Il sacrificio visto dallo spettatore è il cavallo che mette fine al proprio esistere, al proprio divenire, come oggetto in sé. Ma perché proprio il cavallo? Perché lo spettatore identifica l'universo che mette fine alla propria coscienza di sé proprio come un cavallo? Perché il cavallo, nella coscienza del pensiero dello spettatore, si identifica con il movimento, la trasformazione, il divenire. Diventa esplicativa la frase come Haya, destriero, e la cavalcatura degli dei, come Vahin, stallone, e la cavalcatura dei Gandharva, come Arvan, destriero, corsiero, e la cavalcatura dei demoni, come Asa, cavallo, e la cavalcatura degli uomini. Cavalcare per modificarsi e giungere dove il cavalcare è già un giungere. Dove è importante cavalcare perché il cavalcare è già un giungere. Cavalcare per giungere alla morte del corpo fisico. Dove il cavalcare ti porta alla morte del corpo fisico. Dove l'importante è vivere perché il vivere è il vivere che porta alla morte del corpo fisico. E se non cavalchi o non vivi, non giungi. Sei già. Il sacrificio sta nel cavalcare, il sacrificio sta nel giungere, il sacrificio è l'arte di vivere. Chi non pratica il sacrificio, chi è giunto già, è già morto, non ha più trasformazioni, non anela più a trasformazioni, attende solo che giunga la fine. Lo spettatore assiste al sacrificio del cavallo. Il veggente vede quella coscienza di sé che muore ed osserva ciò che da essa si genera. Il veggente è esterno all'azione dell'universo. Come un intruso ha risalito le trasformazioni che lo hanno condotto ad essere ciò che egli è e lo hanno portato ad assistere ciò che lo portò ad essere ciò che è. Il veggente non è in grado di penetrare il cavallo. Il suo modo di essere. Il veggente è escluso dal cavallo, dalle sue determinazioni, dai suoi bisogni, dalle sue necessità, dal suo nous. Per il veggente il cavallo è l'inconoscibile, l'inconoscibile davanti al quale assiste e tenta di interpretare. Il veggente può cogliere solo ciò che sta alla base della sua propria esistenza. E l'esistenza del veggente è determinata dagli effetti sacrificio del cavallo, dagli effetti del sacrificio della coscienza di sé universo. Non di ciò che portò l'universo alle azioni che il veggente chiama come sacrificio. Così l'Upanishad si apre con quanto appartiene al veggente e che il veggente vede germinare dal sacrificio dell'universo. In verità, la testa del cavallo sacrificale è l'aurora, l'occhio è il sole, il vento è il respiro, la bocca spalancata è il fuoco universale, il corpo è l'anno. È a questo punto che entra in gioco la specificità culturale del veggente. Il veggente pesca dalla propria cultura gli elementi attraverso i quali descrivere quanto emerge da un universo che non ha più coscienza di sé. Il sacrificio cui il veggente ha assistito è il sacrificio di Brahma. La coscienza di sé Brahma non esiste più. La coscienza di sé universo non esiste più. Là dove c'erano rumori, ora è silenzio.
Là dove l'oscurità dell'infinito avvolgeva Brahma, ora c'è Eos, l'aurora. In tutto il lavoro che verrà fatto, se e come verrà fatto, di interpretazione, ricordiamo sempre la separazione che esiste fra chi assiste all'azione e chi l'azione la mette in essere. Il veggente o lo stregone è colui che ha la capacità di soggettivare tensioni, bisogni e determinazioni dell'attore che agisce. È colui in pratica che ha fermato almeno in parte la proiezione di idee a priori sull'oggetto delle cui azioni sta assistendo. Di questo ne ho parlato in altri scritti. Ciò che permette allo stregone di fare questo è all'interno dell'intento. È il percorso che ha portato lo stregone a fondere le qualità dei sentieri di conoscenza diversi, al di là della preparazione culturale attraverso la quale quella fusione avviene. Se si preferisce, lo stregone ha soggettivato l'oggettività, ci si fonda attraverso le emozioni e si traduce il tutto con le parole che manifestano la preparazione culturale soggettiva. Ci possono essere grandi fusioni emozionali culturalmente male presentate e ci possono essere piccole fusioni, intuizioni soggettive, molto bene presentate dal punto di vista della cultura corrente. Perché il veggente che racconta il Brahdarayaka Upanishad inizia dal sacrificio di Brahma che annienta la propria coscienza di sé? Esiodo, ad esempio, inizia affermando: per primo fu caos, perché esistevano delle esigenze soggettive ed emozionali diverse che spingevano la percezione di veggenti. Le esigenze emozionali sono quelle che spingono la percezione. A chi descrisse quanto Esiodo scrive, non interessava superare il caos della descrizione della ragione, gli interessava fermarsi là dove il presente ha origine. Chi ha scritto la Brahdarayaka Upanishad aveva esigenze diverse, forse le stesse o quasi che avevo io quando scrissi nell'85 il libro dell'Anticristo. Anch'io descrivevo il sacrificio dell'universo, ma non lo descrivevo come sacrificio, ma come esigenza soggettiva che lo spingeva al rinnovamento. E questo concetto di sacrificio, di sacrificare se stessi per raggiungere un obiettivo per se stessi, per esempio noi ne abbiamo molti altri nella storia del paganesimo antico. Forse quello che si ricorda di più è Dioniso, no? Cioè, quando Zeus calò fra gli uomini la loro capacità, la possibilità di diventare degli dei, noi la troviamo attraverso la descrizione del figlio di Zeus, che è Dioniso, un figlio che Zeus ebbe, vuole la leggenda, da una mortale, Semele. Cosa è successo? È successo che il figlio che nasceva da Zeus e Semele faceva paura ad Era, perché in realtà non è che fosse una persona, era una coscienza di sé, ma è un modo di essere degli esseri della natura che Zeus calava proprio fra gli esseri della natura. Cioè, praticamente Zeus calava fra gli esseri della natura la loro capacità di farsi Dioniso. E attraversando Dioniso, gli esseri si trasformavano in dei. È un concetto che troveremo anche nelle Upanishad, questo. Dopo al limite ve lo dirò. Bene, davanti alla possibilità che i suoi figli, i figli di Era, diventassero degli dei solo perché Zeus era andato assieme a Semele, fece incavolare molto Era. Era Giunone, la sposa di Zeus, no? L'essere natura è Era, l'atmosfera è Zeus. E Era irretì Semele e fece in modo che Semele chiedesse a Zeus di poter vederlo non perciò per come lui si presentava come forma, ma per ciò che egli era. E in realtà, per riuscire a reggere la visione di Zeus, servono gli occhi di drago di Era. Gli occhi di Semele non furono in grado di reggere
la visione di Zeus in sé, e Semele morì incenerita, mentre nella pancia aveva Dioniso, stava aveva il bambino che stava crescendo. In quel momento intervenne Hermes, che rapidamente prese Dioniso, lo tolse dalla pancia della madre morente e lo chiuse dentro a una coscia di Zeus. E Zeus portò a termine la gestazione col bambino in una coscia. Dioniso però cresce e alla fine Dioniso viene combattuto e fatto a pezzi dai titani. In quel momento qualcuno raccoglie tutti i pezzi di Dioniso e Dioniso torna a nuova vita. Cosa porta questa storia? Questa storia porta semplicemente a dire che le fasi di evoluzione attraverso le quali gli esseri divengono sono più di una. Praticamente gli esseri diventano un dio attraverso tutta una serie di fasi di trasformazioni. Gli esseri passano attraverso i sacrifici. È Dioniso che si sacrifica come feto quando la madre muore, ma eccolo entrare nell'atmosfera, diventare essere della natura, viene ad incubarsi nella coscia di Zeus, ma anche là muore per diventare una persona adulta, ma anche là muore perché i titani lo fanno a pezzi, ma solo quando i titani li fanno a pezzi Dioniso si trasforma in un dio. Pertanto esiste un sacrificio continuo nelle trasformazioni dei soggetti in funzione di se stessi, ed è una delle grandi creazioni di Zeus, quest'arte. Bene, il sacrificio in funzione di se stessi e per ottenere qualcosa, sacrificare qualcosa per ottenere qualcosa, è una cosa che ha sempre attraversato quelli che sono gli antichissimi paganesimi. Dopodiché, nel corso delle situazioni culturali, dopo arriva il monoteismo, che tu sacrifichi a me, perché arrivano gli ebrei prima e i cristiani dopo, dicono tu sacrifichi a me, cioè io Dio accetto il sacrificio che tu fai a me, e allora cambia un pochino la valenza del termine sacrificio. Si trasforma l'umanità in schiavi, poi si partecipa al referendum contro l'eterologa perché si vuole costringere le donne al sacrificio umano. Questo è pesantino, però arriva col monoteismo. Diverso è il discorso invece di un altro aspetto del sacrificio, che è proprio del sacrificio rituale degli antichi, dove praticamente in realtà il sacrificio non era altro che un modo sia per ringraziare gli dèi, sia per ringraziare il mondo in cui si viveva, sia per spartire la propria ricchezza col mondo. Cioè in pratica si sacrificarono gli animali per mangiarli insieme agli dèi, per mangiarli come comunità o assieme agli dèi. Per cui il termine sacrificio acquista di volta in volta in maniera diversa. Però nel libro dell'Anticristo, quando io ho avuto più o meno la stessa visione, e io non l'ho assolutamente vista come sacrificio, ma la mia situazione culturale era chiaramente diversa. Infatti nell'85 scrivevo: la coscienza era totale, ogni molecola nel più infimo movimento era contemporaneamente coscienza di sé e coscienza del sé. Ogni infinita porzione di molecola possedeva nel medesimo tempo la coscienza di sé e del sé, suoi e quelli dell'universo intero, sia nella sua totalità sia nell'infinità individuale delle sue molecole. L'universo nel suo insieme era coscienza totale di sé, egli era il sé. Nel medesimo tempo egli era consapevole e cosciente di ogni sé, di cui egli era la coscienza risultante. Il fluire dell'energia vitale era sempre più lento e faticoso. La trasformazione dei sé non esisteva più, tutto diventava statico. Così il sé universale, se volete chiamarlo il Brahman, come lo dice l'Upanishad, è poco importante, comprese che se voleva continuare ad esistere doveva trasformarsi. Ogni molecola comprese che se voleva continuare ad esistere doveva trasformarsi. Il momento dunque era giunto. Il cammino della trasformazione era intrapreso.
ogni coscienza, ogni particella di materia ed energia da distanze inimmaginabili del cosmo, intraprese dapprima lentamente e poi via via sempre più velocemente, il viaggio verso il centro di convergenza. Un numero infinito di volte l'universo ha raggiunto la totalità della coscienza di sé. Il raggiungimento della coscienza di sé gli permetteva di ricordare e rivivere la coscienza di sé di migliaia di universi precedenti. Quando l'universo sviluppa questa consapevolezza, è giunto il momento della propria rinascita. Dopo miliardi di anni al centro di convergenza, la pressione divenne fortissima finché si produsse il grande botto. La coscienza di sé universo cessò di esistere e l'universo come noi lo conosciamo prese a poco forma. Lentamente la materia e l'energia cominciarono ad espandersi. Grosse concentrazioni di energia vitale qua e là cominciarono a diventare coscienze di sé, incamminandosi lungo la propria via per raggiungere la coscienza del sé. Ebbene, questa visione che io ebbi praticamente allora e che ho descritto chiaramente in questo modo non implicava il sacrificio, però di fatto l'universo cessava di avere coscienza, consapevolezza, intelligenza, volontà, proposito e scopo per permettere la nascita dell'universo come noi oggi lo conosciamo. E dovunque il veggente alteri la percezione, a seconda dei suoi intenti, a seconda delle sue aspettative, giunge a vedere il momento da cui il presente nasce. Faccio un esempio abbastanza classico di questo, che vi ho già fatto in altre trasmissioni, prendendo dai culti orfici, dal mito di fondazione dell'orfismo, ed è Aristofane. Gli uccelli, 693-702. In principio c'era il caos e la notte e il buio erebo e il vasto tartaro. Non esisteva la terra nell'aria né il cielo, nel seno sconfinato di erebo, la notte dalle ali di tenebra generò dapprima un uovo pieno di vento. Col volgere delle stagioni da questo sbocciò Eros, fiore del desiderio. Sul dorso gli splendevano ali d'oro. Ed era simile al rapido turbine dei venti. Congiunto di notte al caos alato nelle vastità del Tartaro, egli covò la nostra stirpe, e questa fu la prima che condusse alla luce. Neppure della stirpe degli immortali esisteva prima che Eros mescolasse insieme ogni cosa. Quando l'uno con l'altro si accoppiarono, nacque il cielo e la terra, e la stirpe immortale degli dei beati. Bene. Se avete ascoltato con attenzione questo, provate a combinare questo pezzo di Orfeo, di Aristofane, gli uccelli, che parla della cosmogonia di Orfeo, con il Nasadiya Sukta, tratto dal Rig Veda, come inizio dell'universo. Dice: in principio non vi era essere né non essere, non vi era l'aria né ancora il cielo e al di là. Che cosa lo avvolgeva? Dove? Chi lo proteggeva? C'era l'acqua, insondabile e profonda? Non vi era morte allora, non ancora immortalità. Di notte e giorno non vi era alcun segno. L'uno respirava senza respiro. Per impulso proprio, oltre a quello, non vi era assolutamente null'altro. Tenebra vi era, tutto avvolto da tenebra, e tutto era acqua indifferenziata. Allora quello che era mescolato dal vuoto, quell'uno emergendo, agitandosi mediante il potere dell'ardore, venne in essere. Il principio amore sorse, la primitiva cellula germinale della mente. I veggenti, indagando nei loro cuori con saggezza, scoprirono la connessione dell'essere nel non essere. Una linea netta separò l'essere dal non essere. Che cosa era descritto al di sopra di essa? Che cosa al di sotto? Portatori di seme vi erano e forze potenti spingevano dal basso in alto avanzavano. Chi lo sa veramente? Chi può permettersi di dirlo? Da che cosa nacque? Da dove originò questa creazione?
anche gli dèi vennero dopo la sua apparizione. Chi dunque può dire da dove venne in essere, da che cosa la creazione sia sorta, se sia tenuta salda oppure no? Colui che la contempla dall'alto dei cieli, egli sicuramente lo sa, o forse non lo sa. Ecco, se vi ho letto sia la cosmogonia di Aristofane negli uccelli, che è la base praticamente della cosmogonia degli orfici, sia il Rig Veda che parla dell'inizio dell'universo. Ebbene, il concetto di qualcosa che muore e che scompare è il concetto fondamentale, ma è un concetto talmente grosso e talmente enorme davanti al quale le persone sono sgomente, perché qui si tratta di stabilire proprio contro quella che è la nostra educazione monoteista, ma anche gli indù hanno questo problema, non è semplicemente il monoteismo in se stesso. Un universo che si trasforma senza avere un'intelligenza, un nous, una volontà che ne determini le trasformazioni. E questo ha sconvolto anche gli induisti, cioè noi stiamo partendo adesso da dei testi indù che sono alla base di quello che è l'induismo. Stiamo partendo dai testi orfici che sono alla base di quello che è la struttura religiosa di Grecia antica. Però il problema è questo: il problema è che, dato un pensiero a priori, un pensiero che sta a monte dell'universo, di ciò che è presente, è necessario sviluppare il discorso conseguenziale. Cioè, se io faccio delle affermazioni e dico esiste il sacrificio dell'universo, cioè l'universo precedente finisce, muore, si sacrifica, la sua coscienza finisce, non ha più intelligenza, non ha più intelligenza, non ha più capacità di rappresentazione di se stesso. Ciò che emerge, cioè la luce che emerge dopo il nero erebo, dopo la no nera notte, ha un percorso di riformazione ciclica dell'universo, significa che quella luce non è determinata da nessuna intelligenza. Quella luce in se stessa ha la capacità, quella luce non è altro che l'energia vitale, ha la capacità di trasformare se stessa da non cosciente a cosciente. Ha una capacità, come l'acqua ha la capacità di bagnare, come il seme ha la capacità di germinare. Cioè, la qualità dell'energia vitale è quella di passare dallo stato di inconscio a stato conscio di coscienza. Coscienza che, quando quella coscienza riconosce se stessa diverso da ciò che la circonda, essere e non essere ciò che lo divide, come i Rig Veda dicevano, non fa altro che tendere ad espandersi. Cioè, non fa altro che cominciare un percorso di espansione. Però quando nell'universo cominciano a nascere una, due, cento, mille, diecimila, centomila, miliardi, 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 poi i numeri fateli voi, che tanto per quel che riguarda la mia testa sono infiniti, di coscienze che individuano se stessi diversi dal mondo circostante, viene a nascere una struttura di conflitto, una struttura di contraddizione, una struttura di relazione, per cui non è più semplicemente un'espansione delle coscienze, dei centri che hanno coscienza di se stessi nell'inconscio, ma è anche un modo, sì, di espandere la coscienza di se stessi nell'inconscio attraverso le relazioni che vengono costruite fra coscienze diverse. E qui si mette in moto un universo di dialettica, un universo di relazioni, un universo di contraddizioni, un universo conflittuale, che va alla fine delle sue trasformazioni a costruire la coscienza universale. Cioè praticamente va a ricostruire il Brahma, va a ricostruire la coscienza universale. Questa visione, che è una visione a fondamento dell'antico paganesimo e dell'antica religione, e a fondamento anche di parte di quelli che sono i Veda, è una visione assolutamente antagonista di
quella che è la visione monoteista, ma anche di altre strutture religiose, però quasi tutte infarcite di monoteismo. Per esempio, è in contraddizione questa visione complotino con gli altri, perché Plotino ha già ancora la visione dell'uno, cioè Plotino, i neoplatonici che sono in scontro con i cristiani elaborano la loro visione dell'uno. Quasi tutti i cristiani, in realtà, che hanno la visione del Dio buono, sarebbero tutti neoplatonici, tanto per essere chiari, cioè non sarebbero neanche cristiani, andrebbero messi su, i cristiani li metterebbero sul rogo, perché la visione del Dio buono, la bontà della creazione, la qualità che vengono emanate appartengono all'uno, cioè appartengono all'uno dei neoplatonici, non appartiene al Dio biblico dei cristiani. Il Dio biblico dei cristiani è capace solo di ammazzare e basta, di macellare le persone. È l'uno dei neoplatonici che è buono, che ha l'intelligenza, che ha la bontà creatrice, che ha la volontà delle trasformazioni. Poi che i cristiani abbiano preso a raffica, noi questo lo sappiamo, sapevamo già che Ratzinger stava sciacallando il neoplatonismo. Quello che però è importante è che una volta che noi stabiliamo l'inizio, si rende necessario costruire tutto ciò che è conseguenziale. Se io non costruisco tutto ciò che è conseguenziale, l'inizio non so più cosa farmene, perché l'inizio io lo identifico in funzione della fine. Però se io identifico l'inizio e la fine, devo coprire il che fare all'interno dello spazio. E coprire il che fare all'interno dello spazio è una delle cose più difficili che ci siano, ed è l'arte fondamentale della stregoneria. Noi, se andiamo avanti a leggere il secondo Brahma, sempre dell'Upanishadra, Bradharayaka, imparerò prima o dopo a dirlo, Il secondo Brahma, il primo quadro, dice: laggiù al principio non vi era che il nulla, tutto era avvolto dalla morte, mrtyu, o dalla fame, perché la fame è la morte. Creò la mente pensando: possa io avere un corpo, e cantando inni d'adorazione si mosse. Mentre cantava, sorsero le acque. Allora gli disse: mentre cantavo, Ark, si è prodotta l'acqua, Ka. Ecco come s'originò Arka e perché ebbe questo nome. E in verità, felicità, Ka, tocca a colui che conosce come s'originò l'Arka e perché ebbe questo nome. Bene, qua giù al principio non c'era che il nulla. Abbiamo già visto, no, questo? In principio c'era il caos, la notte, il buio erebo e il vasto tartaro. Non esisteva la terra, né l'aria, né il cielo, nel seno sconfinato di erebo, la notte dalle ali di tenebre. Generò dapprima un uovo pieno di vento. Possa io avere un corpo. E cantando inni d'adorazione si mosse. Mentre cantava, sorsero le acque, allora gli disse: mentre cantavo, si è prodotta l'acqua. Ecco come si originò Arca. Il concetto su cui voglio mettere l'accento, però, era tutto avvolto dalla morte o dalla fame, perché la fame è la morte. Perché tutto è avvolto dalla morte? Perché abbiamo appena avuto il sacrificio del cavallo, cioè l'universo si è sacrificato. E quando l'universo si è sacrificato, sono cessate le voci. Tutto è silenzio ed è morte. Dopodiché, tutto è avvolto dalla fame. Perché? Perché la prima concentrazione di
di energia vitale, che prende coscienza di sé, ha fame, deve svilupparsi, deve ingrandirsi, deve raggiungere una situazione stabile per la quale continuare ad esistere. La vita si genera dall'energia vitale senza coscienza. L'energia vitale senza coscienza prende coscienza di sé. E questo, per oggi, questo discorso è tutto. Poi vedremo, ne proseguo anche delle cose che vi farò, il discorso sul divenire, sulla trasformazione e sul significato anche di questo, della morte, della fame e della crescita degli oggetti. Vedremo l'Atman, vedremo un po' tutti i quadri, sempre che riesco ad andare avanti nella interpretazione di quelli che sono questo Upanishad Vedica. Però in realtà quello che noi assistiamo è a un effetto molto importante, cioè molti veggenti hanno visto la stessa cosa, molti veggenti hanno riprodotto nella loro letteratura la stessa identica visione, chiaramente scritta in maniera diversa. Va bene, ora, visto che io per il momento ho finito quel discorso, se qualcuno vuole chiamare, altrimenti io ho dei pezzi abbastanza divertenti del dionisismo, la religione orfica di Dioniso, che posso tranquillamente anche leggervi. Vediamo se riesco a arrivare. Culto e pratiche culturali del dionisismo, vediamo un attimo di riuscire ad avere un po' di miti di fondazione. Cosa mi interessa di più? Eccolo qua, miti di fondazione. Bene, vi do il numero di telefono: 049 700 700 e 049 700 838. Proviamo un attimino a vedere i miti di fondazione del dionisismo. Euripide, le Baccanti. Sono giunto in questa terra dei Tebani, io figlio di Zeus Dioniso, che un giorno Semele, la figlia di Cadmo, mise al mondo sgravandosi tra le fiamme del fulmine. Io, un dio, ho assunto forma umana e sono ora venuto alla sorgente di Dirce e alle acque dell'Ismeno. Pronto? Ciao. Ciao, ciao, come stai, tu bene? Bene. Scusa, dimmi. Prima te parlavi, no, adesso parlo in ultima perché mi ricordo quello che... Che te parlavi in ultima qua, il discorso della fame e della morte. Sì. No? Ma la morte, allora, cioè la fame, se uno reagisce con la fame, vuol dire che non che sia la morte, perché se ha infatti, fame, non... la morte genera la fame, no? Cioè dal niente, sì. Dal nulla dell'universo, cominciano a nascere i nuovi e comincia a nascere il futuro. Ma il futuro appena nato cosa fa? Mangia. Cioè, anche il feto in pancia della madre mangia, il bambino che nasce mangia, cioè deve svilupparsi. Non può esistere praticamente automaticamente, diciamo, fame e morte contemporaneamente, capito? Certo. Ma infatti vediamo un attimo se sono abbastanza veloce di prendere Esiodo. Non sono ancora bravo come dovrei essere, sai. Vedi, notte, Esiodo dice, notte poi partorì l'odioso Moros, e chiare nera e morte generò sonno, generò la stirpe dei sogni, per secondo poi biasimo e sventura dolorosa, non giacendo con alcuno li generò la dea notte oscura, e le speridi che al di là dell'inclinito oceano dei pomi aurei e belli hanno cura, e degli alberi che il frutto ne potano, e le moire e le chere generò spietate nel dare le pene, Clotol la chiesi atropo, che i mortali appena sonnati danno ad avere il bene del male, che di uomini e dei
i delitti perseguono. Cioè praticamente mentre Esiodo dal nulla, cioè la notte fa nascere, sì esatto, la teogonia, fa nascere quelli che dopo vedremo anche nell'Upanishad, vengono chiamati i demoni. Cioè è abbastanza complessa, diciamo così, la cosa. L'Upanishad, no? È un volume, un tomo grosso, prendete 104, come si chiama, quartine? Sì, ma questa che faccio io è forse la più lunga di tutte, non è enorme, insomma, fa un... Sì, sì, enorme, è un tomo... Sì, fa un centinaio di pagine. Quanto? Un centinaio, scritte normali, sì. No, perché sono tante Upanishad. Cioè questa che uso io è una considerata la più antica dagli studiosi. Allora si dividono praticamente in due gruppi. C'è il gruppo pre-buddista, cioè quello che arriva prima, e il gruppo invece che arriva in contemporanea o dopo. Oh là là. Panisade che vendi per via mi, che ho, mi, che ho visto e che avrà 2000 pagine, cioè Ma allora hai preso un commento, cioè anch'io ho Raimond Panikkar, no? Sì. I Veda, sì. Lui fa 10.000 pagine, ma li fa perché li commenta. Ah, capito. Cioè è come i Vangeli, no? I Vangeli tutto sommato sono picoeti. Se dopo ti prendi un commento da 10.000 pagine, va bene. Perché ho intenzione, no, di prenderlo, adesso non so perché va, se continuo avanti così, cioè non è mai finita, perché guarda che se ti cominci a comprare i libri e tutto quel che ti manca, te che è finito, cioè non te mangi più, Sì, no, ma se inizi con Upanishad è proprio finito. Sì, no, ma a parte Upanishad, ma tutto quello che c'è di antico. Mi sono accorto di aver comprato a casaccio, no? Cioè, quelle volte che vai magari nei banchetti e prendi dei libri che sì, ti interessano, però dopo li metti là, non li guardi, sì. Deve aver comprato due tomi fondamentali, sì. Sia sulla Trinità degli Ebrei, sì. Sia sulla, cioè adesso non mi ricordo più gli autori, sì. Però sono i più grandi filosofi di quei tempi, dei monoteisti, insomma, sì. E l'ultimo dei pagani, era i Rusconi che li buttavano via, no? Cioè, li trovi all'ultimo minuto, anche perché poi quelli non te li pubblicano più, Esatto. Cioè, o li prendi al volo o non ce li hai più. Io conosco tanti rappresentanti non librai, cioè, che se dei libri dice che mi conosci neanche euro, sì. Li butta via, proprio vieni a fare il macchino, proprio. Ivano, devo buttarti giù il telefono perché devo andare via. Sì, ringrazio e... Grazie a te invece. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, auguri, ciao. Niente, io vado via perché chiaramente la mia trasmissione è finita qui e...